Assegniamo il nome a questo composto. La prima cosa da fare è riconoscere la catena principale. Dunque, dove c'è il doppio legame? Sicuramente la catena principale. A questo bivio andiamo a fare la scelta di la catena più lunga, quindi questa. Qui riproseguiamo, saliamo. Occhio che anche qui abbiamo un secondo bivio, dobbiamo scegliere se questo pezzo con un carbonio o salire e avere uno, due carboni. Attenzione al tranello, questa sicuramente è la parte più lunga. Non importa che ci sia la segnatura con il cuneo tratteggiato. Essendo la parte più lunga è questa la CP, quindi la CP prosegue ed è questa qua. Ok, numerazione. Allora, la cosa più importante quando c'è il doppio legame è proprio la presenza del doppio. Il doppio legame, come potete vedere, arriva prima partendo da destra in posizione 3 che non da sinistra, perché qui avremo già 1, 2, 3, 4, andrebbe a finire in 5. Quindi sicuramente la numerazione è da destra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ora, su questo scheletro carbonioso dobbiamo tutto quello che è inserito andare a includerlo come un sostituente. Ci troveremo quindi ad avere un metile, un altro metile, un bromo, un etile, un bromo, un altro metile. Partiamo con l'ordine alfabetico. Sicuramente, come sempre, vince il bromo. I bromi sono in 5 e in 6, entrambi chirali, quindi lasceremo lo spazio per la chiralità. Per cui scriveremo 5, lasceremo lo spazietto, virgola 6, bibromo. Fatti i due bromi, andremo a mettere sempre in ordine alfabetico l'etile. L'etile è in posizione 5, ancora chirale, quindi 5, lasciamo lo spazietto, etile. Dopodiché i nostri metili sono 1, 2 e 3. E quindi andremo a mettere le posizioni dei metili che sono rispettivamente 3, 4, 6 con lo spazio della chiralità. Trimetile. La catena è da 8, quindi sarà un'otta, e in posizione 3 c'è un doppio legame, lasceremo lo spazietto ene. Allora andiamo già a inserire se sarà una catena di tipo E piuttosto che Z. Allora, come si procede? Andiamo a metterci nella posizione delle due braccia e tra un metile e un etile, come vedete, qui ho un carbonio, qui ho un carbonio. Questo carbonio ha 3 idrogeni, pesa meno che non questo che ha 2 idrogeni e un carbonio. La regola, tra l'altro, è sempre la CP vince sul sostituente, quindi sicuramente questa è la parte vincente. Portiamoci ora sul 4, tra un metile e la CP vince ovviamente la CP perché il metile come al solito finisce con 3 idrogeni, mentre qui abbiamo inserito un bromo, un etile e il resto della CP, quindi vince questa parte e andiamo a colorarla. Come vedete le due parti pesanti sono dalla stessa parte, si tratta di uno Z e Z andrà inserito qua dentro. Studio della chiralità, i carboni da studiare ovviamente sono il 5 e il 6. Partiamo con il 5, andiamo, ricordatevi a scrivere che sto studiando il carbonio 5. Andremo a mettere, come mai avremo imparato, dove c'è il cuneo pieno la testa e quindi il cuneo prieno che è il nostro etile CH2CH3. Dove c'è il cuneo tratteggiato i piedi, quindi il bromo, vedete, cuneo tratteggiato va a finire nei piedi. Dove mettiamo gli occhi? Ovviamente gli occhi vanno posizionati con, diciamo, le braccia che vengono verso l'osservatore, quindi sono da mettere in questa posizione. E perciò a questo punto il nostro C6 sarà il braccio destro perché io guardo da questa parte. Quindi avremo un C6 braccio destro e un C4 braccio sinistro. Sicuramente il bromo è il numero 1 perché pesa 80 e adesso abbiamo uno spareggio tra i 3 atomi di carbonio.
Allora, il carbonio numero 6 è un carbonio che ovviamente ha attaccato un atomo di bromo, un metile, quindi un CH3, e il C7. Mentre sul C4 ci sono attaccati tre carboni, perché praticamente ho un metile, quindi un CH3, e un doppio legame che conta due volte con i carboni. A questo punto è ovvio che la testa sia la più leggera, perché è un carbonio con due idrogeni, quindi prenderà il numero 4. Il braccio destro, avendo inserito il bromo, vince rispetto al braccio sinistro. Quindi il braccio destro sarà il numero 2 e il braccio sinistro il numero 3. Freccia che congiunge 1, 2, 3 ha un senso anti-orario, quindi è un S. Andiamo a verificare la posizione del 4, è in testa, quindi confermo, mi rimane un S. Questo S ovviamente, che deriva dallo studio che abbiamo effettuato qua dentro, va riportato sul posizione 5, quindi qui e qui comparirà la S. Studio del carbonio chirale numero 6. Il centro chirale numero 6 avrà in posizione testa l'atomo di bromo, in posizione piedi il CH2-CH3, in posizione braccio destro, attenzione, questa volta mi metto ad osservare con le braccia che cavano gli occhi da questa parte, quindi io sono qui che guardo dritto. Quindi il braccio destro sarà il mio C5, il braccio sinistro, questo, il braccio sinistro sarà il mio metile, CH3. È evidente che la numerazione, il numero 1 ovviamente è la testa. Il braccio sinistro è sicuramente il più leggero di tutti perché ha 4 idrogeni. I piedi hanno 2 idrogeni, mentre ovviamente sul C5, facciamolo perché io voglio sempre che mi specifichiate quali sono i sostituenti, sul carbonio numero 5, come potete vedere, ci sono inseriti un etile e un bromo e poi il C4. Quindi li voglio vedere. Per cui in C5 mi metterete un bromo, un CH2-CH3, e proseguo col C4 e via dicendo. È ovvio che il braccio destro peserà di più dei piedi, quindi sarà il numero 2 e i piedi saranno il numero 3. Frecciolina di congiungimento è un R. Andiamo a prendere sempre come riferimento ora il 4, stavolta è sulle braccia, vado a invertire, quindi la soluzione sarà un S. Anche questo 6 va siglato quindi con S. Facciamo adesso invece un esercizio al contrario, cioè io vi do il nome, lo dobbiamo creare. Allora, attenzione, non partite in quarta dicendo è un deca, mi faccio una zigzag da 10. Perché? Perché ho dei vincoli. Al di là di quelli dei centri chirali, i vincoli più importanti su cui dobbiamo soffermarci sono lo Z e le del doppio legame. Allora, diciamo che abbiamo via libera fino al carbonio numero 3, quindi l'1, il 2 e il 3, che io numero ovviamente partendo da sinistra normalmente, sono liberi. A questo punto c'è un doppio legame che la consegna ci dice essere di tipo Z. Z che cosa vuol dire? Che le parti più importanti devono essere dalla stessa parte. Allora andiamo a vedere se tra i sostituenti c'è qualcosa in 3. Non c'è nulla perché i numeri sono il 2 e il 5. Quindi vuol dire che in 3, non essendoci nulla, è come se si fosse intesa la presenza di un idrogeno. È ovvio che sul carbonio numero 3, tra la catena principale e l'idrogeno, vince la catena principale. Quindi la parte, diciamo, vincente è sicuramente questa. Questo colore non si vede niente. Ok? Dovendo creare uno Z, perché la consegna mi dice che il 3 è uno Z, so già che in posizione numero 4, questo sarà il carbonio numero 4, la parte più pesante deve andare, come avete visto, in alto.
In 4 non c'è nessun sostituente, quindi che cosa vuol dire? Che la catena principale deve proseguire con questa direzione, quindi questa sarà la mia catena principale, che prosegue, va avanti, quindi la catena è andata in 4, in 5 e adesso attenzione sul 6, andiamo a numerarli se no ci perdiamo, c'è di nuovo un doppio legame, dove di nuovo devo sottostare al vincolo, stavolta è un E. Allora di nuovo non ci sono nei sostituenti posizioni 6, vuol dire che in 6 non c'è inserito nulla, quindi è sottinteso un idrogeno. Di nuovo tra l'idrogeno e la catena vince la catena, cambio colore semplicemente per evidenziarli in maniera differente, quindi questo lo facciamo ad esempio azzurro. Quindi in 6 il braccio vincente è questo, il 6 deve essere un E, vuol dire che l'altro vincente deve andare da parte opposta. Siamo arrivati come numerazione al carbonio numero 7, come vedete di nuovo nella consegna in 7 non c'è nulla come sostituente, quindi vuol dire che in 7 c'è un idrogeno e tra idrogeno e catena vuol dire che la catena deve essere sulla parte vincente, quindi sale da questa parte. La catena è da 10, quindi a questo punto può proseguire tranquillamente, siamo al 7, no, ho cambiato colore, scusatemi, 7, 8, 9, 10. Questi sono i nostri 10 atomi di carbonio. Ecco, come vedete su questa parte sono andata poi senza più vincoli, con una zigzag su e giù. Dove avevo la necessità di creare il vincolo in base alla consegna era il 3 che doveva essere un Z e il 6 che deve essere invece un E, ok? A questo punto inseriamo i sostituenti. Allora, noi sappiamo già che in posizione 2 e in posizione 5 ci sono dei centri chirali. Che cosa vuol dire? Che li preparo con la notazione a cunei. Per cui sul 2 andremo a mettere un cuneo pieno e un cuneo tratteggiato e idem in 5, cuneo pieno e cuneo tratteggiato. Non importa se li faccio così o all'incontrario, cioè può essere che questo cuneo pieno lo mettevo a destra e il tratteggiato a sinistra, non cambiava nulla. Diciamo che per la chiralità è un po' come se tirassi testa o croce a caso. Poi faremo lo studio e avremo due possibilità. Sarà corrispondente alla consegna e allora è già a posto, oppure sarà l'incontrario e andremo semplicemente a permutare i due. Che cosa vuol dire? Noi sappiamo che in due ci sono un bromo, perché l'altro è in 5, e un cloro. Quindi un bromo e un cloro li posizioniamo in due a caso, un po' come vi viene. Proviamo bromo e cloro. Vediamo se abbiamo indovinato, se dobbiamo modificarli. Prendo il mio studio, questo è lo studio del carbonio 2, andiamo a mettere in testa un bromo, ai piedi un cloro, occhio che dobbiamo guardare da questa parte, quindi il braccio destro è il C3, il braccio sinistro è il C1. Ovviamente come pesi il bromo è 80, è il numero 1, il cloro è 35, è il numero 2, i carboni sono entrambi 12, ma ovviamente il C1, avendo 3 idrogeni, ha già perso rispetto al C3 che ha un idrogeno e un doppio legame, quindi 2 carboni. Per cui il braccio destro sarà il numero 3 e il braccio sinistro il numero 4. La freccia che congiunge 1, 2, 3 è antioraria S, il 4 stavolta è sulle braccia, inverto R. C'è andata di lusso perché mi è venuto un R che è esattamente la consegna. Ripeto, se nello studio avessimo qui trovato un S, non è che sbattiamo la testa contro il muro della disperazione, semplicemente avremmo messo una freccia di scambio così, senza sbianchettare. Riproviamo adesso a vedere se siamo ancora così fortunati con il 5. Allora, in 5 ci sono un atomo di bromo e nient'altro. Cosa vuol dire? Metteremo un bromo, azzardiamo col metterlo qua sul cuneo pieno, e a questo punto questo cuneo tratteggiato non può rimanere nel vuoto, devo piazzare l'idrogeno. Ricordatevi che se non c'è un sostituente, ed è sottinteso che sia l'idrogeno va specificato nella notazione cunei. Mentre ovviamente in tutto il resto della zigzag, ovviamente qui non voglio vedere idrogeni, ok? Neppure qui e via dicendo. Mentre sui cunei, sulla notazione a cuneo, l'idrogeno va specificato. Cuneo pieno, bromo, testa. Cuneo tratteggiato, idrogeno, piedi.
L'occhio lo metto da questa parte, quindi il braccio destro è ovviamente il C6 e il braccio sinistro è il nostro, vedete, questo è il C6, il braccio destro, il sinistro è il C4 e lo vado a rappresentare così. Sicuramente il più pesante è il bromo 1, il più leggero è l'idrogeno, numero 4. Tra i due C devo andare a specificare. Allora, sul C6 ci sono un idrogeno e un doppio legame che vale 2 carboni. Sul C4 ci sono un idrogeno e un doppio legame che vale 2 carboni. Quindi attenzione, in questo primo confronto, come si poteva ben vedere, siamo in caso di parità. Che cosa vuol dire? Ci spostiamo ai carboni successivi, quindi vado a confrontare il 7 con il 3. Ma ancora una volta, se io confronto un C7, che era questo, con un C3, che è questo, sono in caso di parità, perché ancora una volta ci troviamo ad avere ovviamente un atomo di idrogeno e un doppio legame. Quindi lo studio si sposta a questo punto, quindi uguali parità tra 6 e 4, parità tra 7 e 3, mi sposto in 8. L'8 lo confronto col 2. Come vedete, tra 2 e 8 c'è una differenza abissale. In 8 abbiamo due idrogeni, in 2 ci sono un bromo e un cloro. Quindi è ovvio che solo in questo punto, però, il braccio sinistro a questo punto è vincente, ok? Quindi la presenza di bromo e cloro sul braccio sinistro. Il bromo e cloro che mi compaiono qui mi fanno dire che il sinistro è più pesante del braccio destro, quindi il sinistro è il 2 e il braccio destro è un 3. Congiungendo 1, 2, 3 mi viene un teorario S, questa volta l'idrogeno, che è il numero 4, è in piedi, quindi confermo, mi rimane un S. Siamo stati super fortunati perché anche questo è venuto esattamente, mi ero dimenticata di una cosa importante, questo era lo studio del centro chirale numero 5. Ok? Ribadisco, se nello studio dove io sono andata a tentativi avessi messo il bromo anziché nel cuneo pieno, nel cuneo tratteggiato, è ovvio che qui avrei ottenuto un R. Non vado a sbianchettare, a fare nulla, semplicemente avrei messo una freccina qui di inversione. Ok? Alla prossima esercitazione. Ciao ciao!